a Sette Note, di nuovo protagoniste in una nuova intervista della provincia TO, per quanto riguarda lo spazio dedicato appunto a quello che è la musica. In queste settimane abbiamo affrontato vari generi, abbiamo incontrato musicisti che hanno suonato ad alti livelli, giovani promettenti, ma tutti legati da una grande passione, appunto quella per le sette note. Musica, passione, che è Sonia Magliano, che abbiamo qui con noi, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. È una passione che ti accompagna Da da sempre. sempre, l'hai trasformata in quella che è la tua vita lavorativa, ma soprattutto la musica è anche un mezzo per comunicare con le generazioni, le varie generazioni. Esattamente. E quando parliamo di generazioni, in particolare le ultime generazioni, perché ecco, tramite il liceo musicale di Rivarolo, tu ne vedi tanti di giovani, incontri tante generazioni, 30 anni di storia del liceo, quindi 30 anni dove sono passati tantissimi ragazzi che oggi non sono più ragazzi ma sono diventati uomini e donne. Ecco, quanto vorremmo fare una chiacchierata un po' generale. Tra l'altro arriviamo in pochi giorni, si è concluso quello che è il Festival Sanremo, il Festival della Canzone Italiana, quindi musica in primo piano. Però anche raccontare un pochettino come si è evoluta la musica nel nostro territorio dopo quello che purtroppo non possiamo dimenticarci, che abbiamo passato degli anni difficili con la pandemia. Sonia, allora, raccontiamo prima di tutto, passione per la musica, da dove nasce e come si trasmette? È una domanda difficile questa. Dove Iniziamo nasce? subito bene. Eh sì, perché la musica fa parte di noi da sempre, nel senso che non si può immaginare una vita senza musica. Musica Assolutamente. sono i suoni, musica sono le cose che ti circondano, quindi un bambino inizia prima a emettere dei suoni, quindi paradossalmente a fare musica prima di parlare, quindi non ho idea di come possa nascere questa passione. Non credo che sia neanche un discorso innato, nel senso che deve far parte di un carattere o di una predisposizione piuttosto che un'altra. Ce l'abbiamo dentro di noi da sempre, e poi io credo che sia un po' la fortuna di qualcuno di incontrare sulla sua strada quella persona, quell'evento che poi fa appassionare a tal punto verso i suoni, verso uno strumento, verso uno spettacolo, per poi farne una condivisione di vita ed una storia Ti professionale. chiedo, qual è stata La mia? la tua? Non me lo ricordo, perché io ho iniziato prima a leggere le note e poi andare a scuola, perché io ho iniziato che avevo 5 anni, in un periodo in cui non si parlava neanche di avvicinamento alla musica, perché poi la didattica si è molto evoluta nel corso del tempo, e quindi forse era in me. Ci ho pensato tante volte a questa cosa di cosa può aver scatenato. Io ricordo un film che era State buoni se potete, Ah, sì. dove un folletto che era Branduardi cantava e appassionava un coro di bambini. Non so se è stata quella la mia folgorazione, però sicuramente ha accompagnato tanti momenti della mia vita, e in effetti io comunque sono cresciuta facendo musica, e poi ho dedicato la mia vita a insegnarla ai bambini, principalmente ai bambini, iniziando la mia carriera nelle scuole materne e poi nelle scuole elementari, fino a dedicarmi negli ultimi ben 23 anni della mia vita alla direzione del liceo musicale. Dicevamo prima, quanto è importante anche trasmettere ai giovani la musica, insegnare la musica, ma poi insegnare forse non è neanche la parola giusta, perché non, cioè, è qualcosa che, come dici tu, ti entra dentro, in parte ce l'abbiamo già, però questo percorso di crescita, quanto è importante, diciamo così, accompagnare i giovani in un percorso di crescita affinché poi un giorno diventino musicisti professionisti o comunque semplicemente per la pura passione di suonare con gli amici o di esibirsi perché c'è voglia di fare musica.
È un'altra riflessione giustissima. Grazie di aver messo il punto su questa cosa, perché in effetti da sempre chi insegna musica è il maestro, non è tanto l'insegnante, il professore, il docente universitario, è un maestro. Maestro non è un termine denigratorio Assolutamente. o che sminuisce una professione, ma è un maestro di vita. Quindi, ahimè, insomma, per fortuna nostra andiamo a toccare tanti lati di una crescita lenta e delicata, anche molto così, psicologica, emotiva, bisogna condurla con molta attenzione e in sinergia con la famiglia, con gli eventuali insegnanti anche dei percorsi curricolari. Perché permettimi, è anche vero che è facile trasmettere qualcosa di importante, ma anche facile, non tanto per l'insegnante, ma nel rapporto anche con le giovani generazioni, con le menti che sono molto aperte, che sono delle spugne, però anche facile stancarle e ottenere l'effetto contrario, quindi un disamore nei Assolutamente, confronti. sì, facile stancarlo, facile anche insomma toccare appunto terreni un po' impervi, insomma, ecco. Non è un mestiere semplice se si vuole fare con senso etico, ecco. Però appunto perché la musica è parte integrante della vita di ciascuno, spesso parlando con i colleghi anche che lo fanno a carattere di alta formazione, quindi anche in conservatorio, è importante che, come hai ben detto tu, la musica possa accompagnare la crescita di una persona anche se non ne diventa una professione. È un'apertura mentale, come lo è l'arte in generale, la capacità di confrontarsi, di comprendere, di ragionare con la propria testa. È importante iniziare da subito, da piccolini, ad affrontare le sette note e con quelle venire a contatto con quello che è l'arte a 360 gradi, la condivisione con persone anche più grandi, quindi il miracolo della musica che è intergenerazionale. Assolutamente sì. Non ha confini di religione, di lingua, è una cosa miracolosa da quel punto di vista. Ed addirittura è miracoloso se pensiamo che riesce ad aprire dei canali di comprensione anche con la disabilità, e quindi ha veramente tante applicazioni, è un discorso molto molto ampio, Molto profondo, certo. e sicuramente è cambiato nel corso di questi anni. Chi studiava musica, insomma, quando ero bambina io e fino a qualche anno fa, era tendenzialmente la musica classica, si parlava di teorie solfeggio, si parlava di tutta una serie di cose ben noiose, tanto utili, come dico, come lo sciroppo per la tosse, però veramente noiosissime. Però fortunatamente quella conoscenza, quella storicità si è aperta anche dal punto di vista accademico a cose ben più moderne e a un Certo. futuro che sarà probabilmente la musica tecno-elettronica, comunque quello che si intende, musica Sì. contemporanea e moderna. Certo. Però è sintomatico che a Sanremo ci sia un'orchestra sinfonica, Certo. quindi con strumenti assolutamente classici, uniti a tutto quello che è la tecnologia che prosegue, che si evolve e con gli strumenti moderni attuali. Beh, se mi permetti, negli ultimi anni, negli ultimi decenni abbiamo imparato che anche i gruppi rock più, non dico estremi, però quelli visti come semplice rumore, alla fine si sono uniti a orchestre sinfoniche importantissime e hanno realizzato qualche disco un po' meno, diciamo così, bello, qualcun altro di più, ma sicuramente hanno fatto capire che questo mondo della musica è enorme e non ci sono quei faletti famosi che forse è più la mente nostra che pone, perché se un rockettaro può suonare al fianco di un maestro che fa classica tutta la vita, il risultato è piacevole.
l'arte è arte, il talento è talento, è imprescindibile. La conoscenza, quindi quello di cui mi occupo, che è la didattica, la formazione, è un'altra cosa, nel senso che la formazione prevede che una persona possa fare del suo talento anche una professione a livello consapevole. Certo. Però il talento è innato, è indubbio, e bisogna individuarlo, coltivarlo e coltivarlo come passione, e sicuramente la fortuna di una persona è l'unione tra passione e talento e disciplina, perché poi arrivare a farlo a livelli professionali vuole anche dire tanto sacrificio, disciplina, come qualsiasi cosa fatta appunto a livelli professionali. Però viene da pensare che insomma nel tempo anche i gruppi rock storici che hanno fatto negli anni 60, 70, il rock progressive che si diceva, erano strumentisti che avevano studiato al conservatorio, che quindi sì, conoscevano quella che era la storicità di una materia che è millenaria, perché insomma il senso etico e morale della musica sono stati i greci a condurli per primi, per cui se nell'antica Grecia i primi filosofi ne sostenevano il valore, immagino che insomma ci sia stata diversa esperienza nel frattempo da prendere, da mettere a servizio di quella che è la musica attuale. Ed è sempre un guardarsi indietro per proiettarsi nel futuro, in tutte le arti. Certo. È giusto che sia così. Le nuove tecnologie vengono sicuramente a supporto di tanto, perché vuol dire velocizzare un procedimento di studio, appunto di ricerca, di conoscenza. Senza la tecnologia, ovviamente, anche se non è che l'amo, la profondo certo, nel mio cuore, ma senza bisogna adattarsi. Assolutamente, ed è giusto che sia così. Prima hai sottolineato il discorso che appunto musica e vita vanno di pari passo. La nostra vita, come abbiamo anche specificato all'inizio di questa chiacchierata, è stata sconvolta negli ultimi anni da una pandemia che ci ha allontanati. La musica è stato un momento fondamentale, perché ricordiamo tutti gente che suonava dai balconi, sui tetti delle case, collegamenti online per cercare di far passare un attimino quelle lunghe ore di distanza e anche di apprensione che avevamo. Questi anni così complicati, secondo te, da quello che è la tua esperienza, anche attraverso anche il liceo, quanto hanno mutato anche la voglia di ragazzi, di giovani, di fare musica, di avvicinarsi alla musica, che non sia quella solo ascoltata, ma quella suonata? Che qua sono stati due anni complicati. Guardandosi indietro ci sono stati sicuramente dei lati positivi, perché anche dal punto di vista della didattica c'è stato una, come dire, un senso più veloce di arrivare a svecchiare la formazione, quindi la tecnologia si è imposta fin dai primi giorni delle chiusure, per arrivare a mantenere i contatti con i propri allievi. E da una parte ha aiutato i più giovani, secondo me, dalla mia esperienza, quello che abbiamo vissuto come scuola, a mantenere uno studio molto teorico della materia, approfondire molto i concetti, perché purtroppo non c'era modo di suonare insieme, perché si era isolati nel proprio quattro mura, ed era difficile condividere lo stare insieme con la musica, quindi i gruppi, la musica d'insieme, le orchestre, queste cose. E anche le registrazioni che ci sono state erano registrazioni singole e montate, certo, poi da qualcuno, da una regia. Quindi c'è stato un approfondimento da quel punto di vista lì, che per noi sta portando degli ottimi risultati nei ragazzi più giovani, che vogliono poi avvicinarsi, che stanno avvicinando
ai trienni accademici in conservatorio, hanno una base teorica molto molto più solida. Dall'altra parte però ha, secondo me, allontanato altri che stavano facendo delle cose più di gruppo o che stavano iniziando ad approcciarsi alla musica, e quindi manca un po' una fascia di età. Che li ha un po' disinnamorati, ecco, perché non c'è stata quella condivisione umana. Nella riapertura c'è stata la difficoltà di ritornare anche senza paura a fare le cose insieme. Devo dire che noi non abbiamo mai smesso di avere un contatto con i nostri allievi, fin da subito, io ricordo la data del 9 marzo 2020, il giorno in cui noi siamo andati online con le nostre lezioni, e da allora abbiamo comunque continuato a mantenerle. C'è un po' la paura di tornare a farle così insieme. C'è ancora anche. Secondo io la percepisco ancora un po'. La percepisco nella difficoltà di relazioni umane. La musica aiuta a vincere la paura, però la pandemia ha sicuramente... Sonia, è anche vero che la definisco una ferita ancora aperta, nel senso, è fresca, sì. E prima che si rimargini del tutto ci vuole del tempo. C'è un po' di diffidenza, e così. Però è bello ritornare a teatro, è bello ritornare in queste situazioni, nelle arene, ritrovare i festival, ritrovare... Ecco, questo è un grandissimo valore che la gente deve riabituarsi ad avere, perché attraverso quelle esperienze umane, certo, cresce. Diciamo che a questo punto, per concludere la nostra chiacchierata, ci sono delle basi solide per far sì che la musica possa continuare a essere una passione da condividere, condivisibile soprattutto con i giovani, che a volte si chiacchiera, noi che abbiamo qualche annetto in più, è vero che la nostra musica non sempre loro la recepiscono in una determinata maniera, ma forse appunto... No, è solo un po' di diffidenza anche in questo caso, perché poi quando si appassiona anche la musica più lontana dai loro gusti, è musica, è bella tutta, quindi è bello fargliela conoscere, sempre ritornando al discorso di prima, per farli crescere e per crescere noi con loro, perché non smettiamo sicuramente anche noi di crescere con queste esperienze. Assolutamente. Sonia, grazie di questa chiacchierata, di esserci venuta a trovare. Sicuramente ci risentiremo, anche perché appunto quest'anno, come hai sottolineato prima, è un anno molto speciale per il liceo, quindi ci sarà modo e tempo per tornare a parlare anche di quelle che saranno le iniziative future. Grazie a te, a presto. A presto.